Consegniamo, Presidente, il voto ovviamente favorevole della maggioranza del Movimento 5 Stelle su questo provvedimento e credo che sia insomma un provvedimento, come è stato detto anche in precedenza, insomma, un provvedimento che ha fatto un iter estremamente lungo. Quest'Aula, anche se come sappiamo sulla ratifica degli accordi di programma, l'Aula appunto potendo solo rettificare in quanto la delibera di indirizzo nella quale poi vengono l'Assemblea Capitolina si determina su quelle che sono effettivamente il quadro, il perimetro dell'accordo, è stata approvata nel 2010, però per quanto riguarda insomma gli aspetti nostra competenza abbiamo e questa quindi Assemblea Capitolina in questa consigliatura, così resta ovviamente agli atti, quindi ha contribuito anche con il lavoro della Commissione Urbanizia che sta facendo un ottimo lavoro a mio avviso proprio sul tema dell'esame e dell'aggiornamento del tema delle compensazioni e che quindi insomma va anche nella direzione dell'ordine del giorno approvato che è quello ovviamente di fare in modo che quando c'è una trasformazione del territorio, in questo caso sul tema delle compensazioni che viene dal piano regolatore generale, che ovviamente non abbiamo fatto noi ma che ovviamente quindi stiamo ereditando dal passato, quantomeno si possano garantire delle trasformazioni che siano collegate a delle opere pubbliche e quindi non si vadano effettivamente a creare delle aree o delle zone che poi siano inefficienti dal punto di vista di urbanizzazione sia primaria che secondaria o comunque di opere pubbliche che sono importanti e necessarie per il municipio. Pertanto voteremo favorevolmente a questo provvedimento. Grazie. Grazie a lei, consigliere. È scritto...